Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo tutorial di Immortal Phoenix Rising. Oggi ci troviamo nel bosco di Kleos, in alto a sinistra, dove sta l'isola di Medusa. E ci troviamo ad affrontare una nuova cripta del Tartaro. Questa cripta si chiama Padronanza dello Scatto di Atena e non ci potete accedere se non avete lo Scatto di Atena potenziato, che sarebbe questo qui. Sostanzialmente conferisce immunità ai danni del laser durante lo scatto di Atena. E difatti qui ci sono un sacco di laser. Se non avete l'abilità potenziata non riuscite nemmeno a passare. Questo qui si attiva così dopo si può uscire da lì. Andiamo a vedere questa cripta. Ragazzi, una piccola nota. Preparatevi a sudare perché questa mi sa che è la cripta più difficile in assoluto che ho fatto finora. Quindi armatevi di pazienza e vediamo di farla. La prima parte è abbastanza semplice. Naturalmente, se il video vi è stato di aiuto e lasciate un like, aiutate tanto il canale. Basta posizionarsi qui e con lo scatto di Atena, guardate quanto spazio facciamo, riusciamo a passare il laser e il muro rosso. Visto? Più o meno questo qui è lo spazio, è la distanza che copre lo scatto. Andiamo avanti. Allora, qui incomincia la serie di salti precisi. Quindi facciamo state sempre attenti ai dodge, qui ce la facciamo con un solo salto. No! Quel laser non l'avevo proprio visto. Vabbè, poca cosa. Allora, perfetto. Ragazzi, qui ogni salto è una storia a sé. Teoricamente, se siete tentati di andare là sopra, ecco, non ci andate. Bisogna fare il giro da qua dietro, che non è nemmeno tanto complicato. Ah no, se avete abbastanza resistenza, ce la fate andare di lì, eh. Io con la mia resistenza non ce la faccio. Qui teoricamente quegli scatoloni si potrebbero anche non rompere, perché comunque quando li attraversate con lo scatto di Atena li dovreste distruggere automaticamente. E siamo arrivati incredibilmente al secondo checkpoint. Io li distruggo semplicemente perché così mi sento più sicuro. Aggiungiamo anche questo. Ok.
Questa è la parte più difficile di tutta la cripta, speriamo bene. Allora. Ecco, ci siamo riusciti solamente perché avevamo la benedizione di Atena. Comunque, questo qua era il concetto. Andiamo a prendere quel checkpoint lì. Così perlomeno abbiamo il checkpoint. Adesso per poter salire là sopra bisognerebbe fare tutto il giro da là dietro. Noi non lo facciamo, perché se riuscite a fare due ire di Ares qui sopra, riuscite a salire su questo checkpoint. E due ire di Ares sono solamente 8 barre di resistenza, quindi ce la dovreste fare comunque. Quindi andiamo qua, anche perché quelle due cose, tutto quel giro che bisogna fare da là dietro, che tra l'altro non è nemmeno troppo difficile, vi porta solamente fino a qui. E qui comunque vi serve di fare le due ire di Ares, o tre forse. Riproviamo. Ops. Ecco qui. E riuscite ad arrivare qui sopra. E adesso possiamo finire la cripta, solo che qui ci sono due scrigni in questa cripta. Che non abbiamo, uno l'abbiamo saltato completamente. Quindi mi sa che la dobbiamo rifare. Però uno sta là sicuramente. Quindi qua utilizziamo un'ira di Ares per salire qua sopra. Poi bisogna usare Ares e Atena. Arriviamo qui e prendiamo lo scrigno. Mentre l'altro scrigno dove sta? Sta esattamente davanti all'uscita. Cioè, per qualche motivo non avevo visto. Ragazzi, come vi ho detto prima, questa è la cripta del Tartaro più difficile che c'è, che ho trovato finora. E ne avrò fatte parecchie. Questa è l'ultima cripta del Tartaro che ho fatto nelle prime 3 regioni. Quindi ho fatto tutta quella delle rocce cadenti, della Valle dell'Eterna Primavera e del Bosco di Cleos. Questa l'abbiamo lasciata per ultima ed è assolutamente la più difficile. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un altro tutorial di Immortal Phoenix Rising. Se il video vi è stato di aiuto, lasciate un like, aiutate tanto il canale. Ciao!